Buongiorno, la mia pelle si è riempita di imperfezioni, non so cosa sta succedendo. Comunque andiamo a fare colazione. Qui intorno all'hotel ci sono un sacco di posticini carini, quindi faccio colazione qua intorno. Però purtroppo oggi è nuvoloso. E ho preso la croissant al pistacchio. Adesso faccio un giro veloce qui a Covent Garden perché voglio prendere dei regalini. Thank you. Adesso mi preparo, rifaccio la valigia perché oggi si cambia hotel. Perché domani ci sarà l'evento di Amazon, ma tanto oggi sicuramente prima di cambiare hotel farò comunque un giretto. Però essendoci brutto tempo penso che starò al chiuso. Ok, devo dire che ora mi sento decisamente meglio. Meno male che alla fine ho deciso di venire in un centro commerciale perché ha iniziato a piovere e tra l'altro qui è l'unico posto dove c'è Sephora. Sono curiosissima di vedere che brand hanno. No, c'è anche qui Miniso. Vediamo se ci sono le blind box della Tokidoki. Ci sono. Ma qui devo prenderle. Alcune cosine, ma tante cose che volevo erano sold out, però vabbè. Vediamo dove pretto perché mi è venuta fame. Ok, è abbastanza vicino. Adesso sto facendo gli ultimi giretti perché poi devo tornare in hotel, prendere i bagagli e cambiare hotel, sempre qui a Londra. Thank you so much. Wow, super carina. Tutto di marmo. Bellissimo. Tempo di rilassarmi un attimo e mi ha raggiunto Luciano. La regina d'Inghilterra. Esatto. E adesso scegliamo dove andare a cena perché abbiamo super fame, sono tipo le 6, ma tanto qui in Inghilterra mangiano a quest'ora, quindi adesso usciamo. Facciamo zero. Come i veri inglesi non abbiamo l'ombrello, però per fortuna è qua. Ci siamo. Cena a lume di candela. Io adesso avrò la sfida di chiedere tutto no spicy perché non lo capiscono mai. Abbiamo trovato i corn dog vegani, quindi sono da assaggiare. Super fritto. Buon appetito. Questo è incantesimo. Mamma mia. Prima volta che li assaggio. Saranno spicy secondo voi? Secondo me sì. Hanno un po' quel mood, eh. No, se è rosso spicy io glielo dico, eh. È spicy? Io lo mangio. Me ne stanno portando un altro perché era spicy. Prima volta che provo i bao. Buonissimo. Con il fungo. Top. Eccolo, speriamo bene. Non smette di piovere. Ex 66, giusto. Ah, è questa. Siamo tornati.
chiamati in stanza, nel senso ognuno nella sua, perché domani dovremo svegliarci molto presto, quindi stasera è meglio andare a dormire. E da domani parteciperemo all'evento di Amazon, che sarà bellissimo, già lo so. Comunque vi farò vedere tutto sia qui che su IG. Buonanotte! Allora, sono qui a Londra e mi è venuta in mente un'idea molto carina per un outfit un po' diverso dal solito. Quindi adesso lo creiamo insieme. Partirò con mettere uno strato di pizzo, quindi sia questo top che questo vestito bello lungo. Speriamo che TikTok non mi banni. Comunque questo è lo strato tutto di pizzo. Vorrei essere abbastanza confident per mettermi solo questo. Ma invece andrò a metterci sopra questa maglia oversize. Ecco qua. Non so voi, ma a me piace tantissimo vedere spuntare tutto questo pizzo da sotto la maglia. Come scarpe direi queste assolutamente. Come profumo quello nuovo di Kajali, alla vaniglia e caramelle. Come borsa quella di Louis Vuitton. E questo è l'outfit finito. Fatemi sapere cosa ne pensate.